Salve a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Guardian Tales. Nello scorso episodio ci siamo lasciati dinanzi la scelta finale, se tornare nel passato o se restare qua nel futuro. E beh, io ero indeciso sul da farsi, vi ho lasciato un sondaggio nella zona community e signori, ha vinto a mani basse il ritornare nel passato. Quindi questa sarà la nostra scelta, anche se effettivamente nei commenti mi avete detto in molti che è possibile effettuare entrambi i finali, quindi sicuramente se abbiamo questa opportunità li vedremo entrambi. Ma visto che ha vinto ritorna nel passato, beh, sicuramente sarà il primo che vedremo, giusto per evitare qualsiasi problema. Se possiamo vedremo anche l'altro, dove andremo nel futuro, e poi io, per evitare eventuali problemi che potrebbero venire in futuro, non so, magari la scelta cambierà qualcosa nel gioco, riandrò a vedere nuovamente quello nel passato, ma lo farò poi per conto mio. Dunque signori, ho messo come eroe principale il nostro amatissimo cavaliere Gattino. Rientriamo qua nel mondo e ci rivediamo praticamente nella zona del finale. Ok signori, eccoci qua. Una cosa che non vi ho fatto vedere nello scorso episodio è la conversazione che possiamo avere con tutti questi personaggi. Io gli avevo dato un'occhiata, però ho deciso di skipparvela, uno perché il video stava uscendo troppo lungo e due perché volevo mostrarvela poco prima del finale. Quindi iniziamo a parlare un po' con tutti. Grazie, per merito tuo ho potuto pisolare in pace. Ti rendi conto che è stato tutto merito nostro? Non preoccuparti, pagherò per tutti i miei peccati. Danni, signora locandiera, cucina bistecca! Attenzione, quella signora è un mostro! Sapevo che ce l'avresti fatta. Hai fatto un ottimo lavoro. Hai ferite da curare? Non importa se torni nel passato o rimani qui, saremo sempre rivali. Se rimani, ti lascerò pilotare l'Iron Titan. Decidi tu. Non avere paura di me. Non ti ricordi quando mi portavi in giro? Sì, soprattutto quando eri una testa mozzata. Sì, me lo ricordo. Quanto era forte la maga oscura? Ho sentito che si è trasformata in un drago? Ma guarda, anche peggio. Che peggio. Senza di te non avremmo mai ottenuto una vittoria del genere. Se torni nel passato, non potrò assaggiare il tuo sangue. Ma quella del passato, sì, dai, su via. Un momento. Che succederebbe se inviassi i progressi della mia ricerca a me stessa del passato? Ma guarda, se mandi la tecnologia di 10 anni futuro nel passato, insomma, è tanta roba. Non sarebbe male come idea. Che peccato. Una storia così andrebbe raccontata davanti a un bicchierino. Qualsiasi decisione prenderai, sono pronta ad accettarla. Spero che prenderai una decisione di cui non ti pentirai. Beh, signori, non possiamo pentirci, anche perché la decisione in questo caso non l'ho presa io, ma l'avete presa voi, quindi qualsiasi cosa accade è colpa vostra. Oh, non dimenticare quello che ti ho detto. Signori, siamo pronti a ritornare nel passato. Vuoi davvero fare questa scelta? Sì. Hai deciso cosa fare? Sì. Lo sapevo. Tutti ti stanno aspettando. Penso che sia la decisione giusta. Sì, quella giusta. È proprio la decisione giusta.
Perché? Perché mi sto comportando come una sciocca? Mi ero preparata. Mi ero ripromessa di non farmi vedere così. Non avvicinarti! Ho fatto una promessa. Diventerò più forte. Squall, mi hai sempre aiutato nei momenti più difficili. Hai addirittura viaggiato nel tempo. Se adesso torni nel passato e se non potremmo rivederci, ce la farò a sopportarlo. Riuscirò un giorno a pensare a te con un sorriso. Squall, sono stata brava, vero? Non ti ho deluso, vero Squall? Tu mi riempi già di orgoglio. Ricordati di usare un fucile per te. Scusate, ma... No, vabbè, dai. Tu mi riempi già di orgoglio. Che idiota! Non farmi piangere. Mi sto sforzando per non frignare. Grazie. È tutto ok. Vai, Squall. Dall'altra parte del portale. C'è qualcuno che ti aspetta. Signori, aver messo una cosa... Fai buon viaggio! Veglia sul nostro passato, vabbè, un sacco di roba, signori, un sacco di roba. Che figata! Aver messo una cosa del genere è davvero una figata. Guardate che artwork, è stupendo! Addio, Squall. Porta i miei saluti alla me del passato. E però la principessa quando viene nel passato, scusate, perché noi all'inizio abbiamo visto la principessa che ci ha salvato, pensavo venisse pure lei con noi, no? Devo fare qualcosa io? Salta i crediti? No, a nulla, che salta? No, no, non gli voglio saltare i crediti! Devo tenere premuto perché sennò mi salta i crediti. No, voglio vedere se magari ci sta qualcosa. Pensavo di potermi muovere. Invece non mi può muovere. Cioè, col pad mi dice di saltare i crediti. Ok. Non credo che ci sia roba. Però, si sa mai? In ogni caso la musichetta di sottofondo è stupenda. Anzi, adesso mi muto un pochettino e ve la faccio ascoltare. Del sound si è occupata una sola persona. Ha fatto un ottimo lavoro. Ha fatto davvero un ottimo lavoro. Se è una sola persona a fare tutte le tracce, è wow.
Stai facendo un altro capriccio. Ecco perché ti ha abbandonato. Non è vero, Squall sta affrontando un'altra avventura. Tornerà. Piagnucolona. Signori, sta grafica è stupenda, ma quanto la adoro. Scusi, principessina, quelle sono delle gemme? Se ritorno mi dà quelle gemme che ha trovato a terra? Ma devo fare qualcosa io? Qualcosa accade! Rieccoci. È stupendo, signori. Questo ti fa capire effettivamente quanto la principessa del futuro abbia sofferto senza Squall. Senza il cavaliere, insomma. Che figata. E quasi ritorna al futuro. È finita la prima stagione, ragazzi. Mi è piaciuto un botto, mi è piaciuta davvero un botto. Non vedo l'ora che inizi la seconda. Ha fatto ritorno. La strategia delle linee molteplici temporali era buona, ma... Quindi significa che anche la tua tattica faceva parte del piano generale. Quante volte hai avuto questa stessa idea? Il tuo ego si sta manovrando. Tutto questo è molto più grande di te e di me. Oggi sei stranamente logoroica. Sarà a causa della sorellina di Camilla? Il fatto che eviti di parlarne è sospettoso. È sospetto, non sospettoso. In effetti il ritorno di Squall è una sorpresa. E comunque è probabilmente che la sorella di Camilla sia coinvolta. Ci deve essere stato un piccolo errore. Sembri nervosa, cara regina. Per oggi la riunione è conclusa. Che novità. E tutto ciò, signori, aspettate. Non riporre le tue speranze in qualche piccolo errore. Ti affronterà con quella spada. Questa è l'unica ragione della tua esistenza. Salvatore. Ok. Ha pure un trailer? Abbiamo pure un trailer? Vabbè, vi parlo dopo di quello che avevo in mente. Godiamoci il trailer, signori. Ah! Famo sta fine? E lei è il nuovo avversario? Fighissimo pure anche lei esteticamente. Questo tipo l'abbiamo già incontrato e ci ha detto che ci saremmo rivisti. E c'era pure la spada? Forse riusciamo a utilizzarla finalmente? Ok, quest'ultima parte non credo di averla capita. C'è un robottone gigante. Almeno credo che sia un robottone. Sembrava tipo una macchina gigantesca con... Che ne so, tipo un Transformer. Una cosa del genere. Non lo so. Ok. Mondo completo al 100%, giusto? Perfetto. E allora andiamoci a riscuotere le 300 gemme da 40 di energia e ci andiamo a ritirare pure il costume della regina cavaliera. Ok, roba che non ci interessa perché... Cioè sì, potrei anche equipaggiarglielo, però onestamente preferisco la sua skin base, secondo me è molto molto più figa. Comunque vi stavo a dire, una volta che siamo tornati nel passato, teoricamente Beth
non è morta. Nel passato esiste ancora. Quindi, che Beth forse si unisca a noi? Io ho sempre in mente quella cosa che... Ci hanno detto che siamo stati portati in un laboratorio, che hanno fatto delle modifiche e quant'altro. Non vorrei che Beth sia una sottopersonalità della nostra cavaliera. Sono molto molto simili. Secondo me hanno dei lineamenti molto simili. C'è una parte anche dell'intro, quando si entra in game, dove si vede un sorriso un po' particolare. Sicuramente adesso starà passando l'immagine in sovraimpressione che ve la mostrerà. Sembra quasi come la cavaliera e Beth. Guardate quel sorriso, signori. Che siano effettivamente due facce della stessa medaglia? È strano, perché anche Beth parlava di un collegamento tra di loro, lei voleva tagliare il legame e roba del genere. Comunque, a questo punto abbiamo visto il filmato riguardante il passato, andiamoci a guardare il finale riguardante eventualmente il futuro. Ed effettivamente sì, ragazzi, sembra che possiamo anche guardare quest'altro finale, quindi rimaniamo in questo mondo. Sì, faccio questa scelta e poi, come detto, rifaccio per sicurezza quella dove arrivato nel passato, ma la farò per conto mio, giusto per rendere, non so, canonica, non so nemmeno come definirla, la scelta definitiva del nostro personaggio per quanto riguarda il mio account. Lo rifaccio per sicurezza, per una sicurezza personale, diciamo. Non vorrei che poi mi resta questa come scelta definitiva e via. Probabilmente li fa cambiare fino alla fine, non lo so come funziona, ma secondo me qua potrebbe esserci un miglio. Squall? È la tua risposta definitiva? La accendiamo? Se non torni indietro, una bambina diventerà molto triste. Molto, molto! Conosco la sensazione. Se la metti così, mi vengono dei dubbi. No, io ho deciso. Squall. Grazie. Forse un po' egoisti, ma... In fondo... Sinceramente... Io non voglio separarmi di nuovo da te. Rimarrò al tuo fianco. Ok. Andiamo. Stanno tutti aspettando. Cosa abbiamo mandato? Sembra che abbia mandato qualcosa nel passato, forse, no? Strano. Qua siamo dove eravamo prima, immagino. Sì, ok, quindi sto giro gli saltiamo i titoli di coda. E... Stai facendo un altro capriccio? Vabbè, questa è la stessa scena di prima. Ecco perché ti ha abbandonato. Non è vero, Squall sta affrontando un'altra avventura, un'altra missione, quello che è. Tornerà. Piagnucolona. Teoricamente dovrebbe tornare dopo 10 anni. No? Io le ripeto, se quelle sono gemme a lei non servono, magari... Se le vuole cedere a me non sarebbe male. Sa com'è?
comunque abbiamo mandato noi qualcosa e sta succedendo qualcosa. Ma cosa? Gli abbiamo mandato l'elmo! Mi ero tolto l'elmo, non ci avevo nemmeno fatto caso! E certo che... No, ma questo è tristissimo come finale! Ecco perché ci aveva forse considerato morti? Scusate, quello è il cavaliere versione maschile, il cavaliere futuro versione maschile. Perché non hanno fatto le skin? Perché? Grazie per aver guardato la versione nel futuro del finale della prima stagione. Ok, quindi era un'opzione a parte? Puoi entrare a completare la fase per vedere un finale diverso. Questo non me l'ha detto prima. In che senso? Puoi rientrare e completare la fase per vedere un finale diverso? Ce n'è un terzo, non credo. Forse è quello che dicevo io, forse dovrei ritornare là, fare quello nel passato e... rendere canonico quello, non lo so. E no, infatti di finali ce ne stanno solamente due, vabbè dai, allora... Come detto, ritorno nel passato per rendere effettivo questo finale, eventualmente vi diamo problemi. Non so se a questo punto c'è una scelta o meno... tra i due finali, se cambia qualcosa. Cioè, oddio, sembra di sì in realtà. Sembra di sì. Però non so quale sia quello corretto. È strano da dire, è strano. È perché effettivamente ci sono tante cose che ti fanno pensare. Perché, ok, noi ritorniamo nel passato... Questa volta non la consolo. Mi hai sempre aiutato? Vabbè, ok, evitava. Volevo vedere se cambiava qualcosina con questa frase. Stavo a dire, noi abbiamo mandato l'elmo nel passato, il che significa che la principessa ci crede morto e quindi arriviamo a questo futuro. Ma se noi, se noi torniamo nel passato, quindi non mandiamo l'elmo, cambia tutto, no? Qual è la scelta giusta da seguire? Tornare indietro e cambiare tutto e quindi effettivamente andare a creare due mondi? Come diceva anche Soe nello scorso episodio, oppure restare qua e continuare ad affrontare effettivamente gli invasori in questo mondo? Quest'artwork è fantastico, è bellissimo quest'artwork, stupendo. Mi piace un botto. Cioè, credo che sia questo il finale corretto in qualche modo, però non lo so, allo stesso modo anche quello dove restiamo nel futuro mi sembrava abbastanza corretto. Naturalmente, ragazzi, fatemi sapere la vostra qua sotto nei commenti, sono curioso di sapere come la pensate voi. Beh, signori, abbiamo visto i due finali. Non ci resta che vedere ancora un'ultima cosa prima di salutarci per questo episodio. La storia della Cavaliera del Futuro. Poiché abbiamo completato effettivamente il mondo 11, c'è stata sbloccata questa storia. Storia che era rimasta bloccata fino adesso. Che diavolo ci sarà scritto? Sono curiosissimo. Aspettate un attimo perché è una storia parecchio lunga. Allora... Quando il portale in grado di rimandare i guardiani nel passato si è aperto sul futuro Evenwald, fra tutti i cavalieri dell'infinito, numero di universi paralleli, credo sia tradotto un po' male sta roba, cioè non... è un po' strana come roba, questa cavaliera guardiana ha deciso di restare nel mondo futuro e da allora sono passati 10 anni. Ok... Quindi il cavaliere effettivamente è rimasta nel futuro? Quindi non siamo tornati nel passato secondo la storia? Vedendo il portale la cavaliera capisce che quel futuro si potrebbe evitare e che la principessina di 10 anni fa non vorrebbe
Non verrebbe abbandonata, tuttavia si preoccupa che la principessa del futuro, che finalmente ha affrontato il suo passato, potrebbe svanire e che i 10 anni che lei e i suoi amici hanno dovuto sopportare senza i cavalieri sarebbero stati inutili. Per questo la cavaliera ha deciso di rimanere nel futuro e continuare la battaglia. Quindi il finale canonico è quello che restiamo nel futuro e non quello che torniamo nel passato. Vedete ragazzi, è strano pensarla in questo modo. Però perché tornare nel passato? È davvero strano. Da allora sono passati 10 anni e le battaglie sono diventate molto più difficili del confronto con la maga oscura. Praticamente la maga oscura l'hanno resa come se fosse un mostro di livello 1, neanche un boss, se ti stanno a dire una cosa del genere. Il prossimo mondo, signori, ho come una sensazione, una minuscola sensazione che sia il quadruplo piuttosto del mondo 11. Risolvere questa guerra sembra impossibile. Gran parte della terra è ancora occupata dagli invasori e la resistenza è stata decimata. Tuttavia, la resistenza non si dispera né si arresa, con la convinzione di non essere abbandonata di nuovo. La resistenza si è unita al cavaliere e alla principessa, facendo piccoli ma validi progressi nel riprendere alcune terre. Questo è stato il motivo per cui la cavaliera ha potuto rassicurare la principessa, che si rimprovera di non aver promesso, di non averle permesso di tornare nel passato. Finché avrà qualcuno che combatte al suo fianco, non rimpiangerà la decisione di rimanere nel futuro. Ci sono ancora molte difficoltà da superare, ma la cavaliera, la principessa e la resistenza si danno sostegno per fare un passo avanti. Praticamente la cavaliera futura è effettivamente rimasta nel futuro? Però il finale, quello più corretto, sembrava quello dove si ritornava nel passato. Oddio, che roba strana. Come detto, signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti. Sicuramente avremmo modo in futuro di discutere, di parlare di tutto quello che è Guardian Tales. E naturalmente andremo avanti e capiremo effettivamente meglio la storia con l'uscita dei nuovi capitoli, ma mi piace fare teorie, quindi, come detto, fatemi sapere la vostra, fatemi sapere la vostra personale teoria e cerchiamo di trovare un punto effettivamente a quello che è questo mondo. E nel prossimo episodio, ragazzi, ve lo anticipo già, andremo a vedere tutti quelli che sono gli episodi presenti nella locanda. Me li sono andati a cercare, vi spiegherò tutto quanto a video, ragazzi. E per il momento direi che possa anche essere tutto. Vi invito dunque ad iscrivervi al canale, lasciare like, commentare e condividere il video. Attivare la campanellina così da non perdervi tutti i prossimi episodi che usciranno sul canale. Di seguirmi anche sui social, che come sempre trovate in descrizione. E noi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti!